Istituzioni, sindacati e vertici delle aziende ospedaliere da questa mattina sono riuniti nel complesso monumentale di San Lorenzo per fare il punto sullo stato della sanità. Fino a venerdì i protagonisti del settore saranno coinvolti in una serie di incontri e tavole rotonde per trovare soluzioni condivise e contribuire al miglioramento dell'offerta sanitaria sul territorio. Noi viviamo da 7 anni una gestione commissariale con blocco dei concorsi, blocco del turnover, finanziamenti sempre risicati, e che si può aspettare dall'analisi? Gli ospedali sono senza medici, senza infermieri, senza tecnici, e ciò noi speriamo che il 2015 sia l'anno della svolta. L'iniziativa, ferma restando la competenza regionale in materia, è stata promossa dal Comune e dal Sindaco De Magistris, che in qualità di responsabile della salute pubblica ribadisce l'importanza di una sanità vicina alle esigenze dei cittadini e troppo spesso penalizzata dalla politica dei tagli. Siamo molto insoddisfatti della politica regionale di programmazione, che è una politica di tagli orizzontali, di chiusura di presidi e di insensibilità nei confronti delle istanze che vengono dai pazienti, dai cittadini e dai medici che stanno in prima linea. Quindi noi vogliamo offrire il contributo del raccogliere le proposte, raccogliere elementi di riflessione, portarli al tavolo della Regione, perché il Sindaco appunto non ha poteri in termini di programmazione, di gestione e di risorse finanziarie, ma è comunque per legge responsabile della salute dei propri cittadini. Ho chiesto e ottenuto un tavolo dal Presidente Caldoro insieme alla direzione dell'ASL Napoli 1 e ci auguriamo che Caldoro attivi in modo più fattivo questo tavolo. Insomma, noi non vogliamo essere spettatori di politiche di tagli, di riduzione di presidi ospedalieri, vogliamo razionalizzare, vogliamo che si organizzino meglio i servizi, vogliamo una distribuzione maggiore sul territorio, vogliamo fortemente l'ospedale del mare, ma vogliamo fortemente i presidi nel cuore della nostra città. Dai presidi di pronto soccorso e punti nascita nel centro storico all'assistenza oncologica, psichiatrica e cardiologica, numerosi i temi in programma nella 3 giorni sulla sanità. Un documento conclusivo raccoglierà le criticità e le proposte emerse nel corso del summit per rimettere la salute pubblica, primo bene comune, al centro della politica del territorio. Un'occasione importante, mettere intorno a un tavolo tutti i direttori generali, tutti i sindacati, auspicando che da questi emergano una serie di soluzioni e di proposte atte a tutelare e salvaguardare il diritto alla salute sancito dal nostro articolo 32.